Quella che sta per arrivare per la Juventus è, a mio avviso, una grande occasione. Sì, perché nel prossimo fine settimana la Juventus andrà a sfidare nel derby il Torino, una situazione in cui si stanno cominciando a creare una serie di situazioni che possono portare la Juventus a avere un buon periodo prima della sosta. Di queste soste sono sempre molto fastidiose Purtroppo per sì. noi tifosi, e ne parliamo oggi con Paolo. Ciao Paolo, Anche per noi bentornato. fantacalcisti, anche per noi fantacalcisti, I fantallenatori soprattutto. temono questo periodo Esatto, come mamma poche mia, cose. mamma mia. E lo temono i tifosi, i fantallenatori, un po' tutti, diciamoci la verità, perché è una Esatto. roba che per il terzo mese di fila ci dobbiamo, diciamo, Però dai, sopportare dopo questa questa poi roba. se ne parla a marzo. Però poi se ne parlerà, ma sono vedrai che Quindi. marzo arriva in un attimo, Sì, quindi ovviamente. La prossima sosta è dietro l'angolo. arriva in un Senza attimo. dubbio, senza Ecco, dubbio. per la Juve questa è un'occasione, perché? Intanto perché Juventus viene da un pareggio che da qualcuno è stato considerato un po' un passo falso in Champions, però comunque ti porta ad avere ovviamente gli stessi punti di Real Madrid e Manchester Vabbè, City, quindi poi non è poi infatti. così tanto male, ma soprattutto in un fine settimana in cui va a incontrare un Torino che è, devo dire, messo male, nel senso ha cominciato alla grande questa stagione. Poi dall'infortunio di Zapata in poi qualcosa è crollato. Allora ti dico, che partita ti aspetti allo Stadium contro il Torino? È una Juventus che deve essere arrembante fin da subito, far capire che vuole tornare anche in campionato a fare un bel ciclo? Oppure dobbiamo aspettarci la Juventus degli di qualche. Perché la Juventus ha fatto ha un po' alternato Sì, partite belle sì. a partite meno belle. Che ci dobbiamo aspettare? Allora, credo che vabbè, la classica frase fatta, nel senso certe partite si preparano da sole, questo penso che si possa partire da questo, no? Sì, Nel senso che è comunque il il derby, Torino, il la derby, sì. stracittadina, quindi comunque, tra l'altro il primo derby, tipo, notta Sì, sulla anche panchina della Juve. se è molto più sentito dal Torino che dalla Juve. Sì, senza dubbio, questo senza dubbio. Però, diciamo, è una partita in cui la Juve sicuramente deve dare, diciamo, continuità alla vittoria di Udine, quindi Sì. ovviamente, diciamo, fare un filotto, ecco, Sì. provare a mettere in piedi un filotto, anche perché, dico, è un'opportunità buonissima perché una fra Inter e Napoli o entrambe perderanno dei punti. Certo. Perché c'è lo scontro diretto tra appunto a San Siro fra Inter e Napoli domenica alle 20:45. Quindi, in questo caso, qualora la Juve dovesse portare a casa 3 punti, significa comunque accorciare da una delle due, a prescindere da quello che succede. Quindi, è molto, molto importante che questa partita venga, secondo me, subito indirizzata. Quindi, diciamo, mi ricollego alla domanda e ti dico che secondo me la Juve deve partire forte perché deve sfruttare il fatto che il Torino sia con molte assenze. Ha perso, Certo. ovviamente, Duvan Zapata, che è un'assenza importantissima. Adams più di qua Dubbio, che di là, sì. come si dice in gergo, e quindi probabilmente giocherà Sanabria, poi diciamo uno di questi giovani che Che andrà a si è visto schierare. lanciando. Sicuramente credo, diciamo, che Vanoli andrà a rimpolpare il centrocampo, quindi magari metterà un Tamez a centrocampo insieme a Ricci. Non so se giocherà Ilic o Vlasic, o mette Vlasic sotto punta con Sanabria. Diciamo che potrebbe provare anche questa soluzione per avere un po' più di traffico, ecco, al Certo. centrocampo e provare a impantanare, no, la costruzione dal basso della Juve Esatto. con Locatelli e con i centrali. Quindi credo che la partita vada, diciamo, su questo binario, nel senso sulla Juve che tiene palla e il Torino che prova a chiudersi e a ripartire. Però è una partita appunto importante, si gioca di sabato sera, ci sarà un clima bello, penso anche sold out ovviamente allo Sì, stadium per sì, sì. questa stracittadina, e quindi è una partita da vincere. Mi aspetto sinceramente una vittoria, mi aspetto che la Juve la indirizzi subito e poi magari nel secondo tempo possa gestire un po' il pallone. Quasi come la prestazione di Udine. Ecco, mi aspetto una partita simile Simile a a quella quella di di Udine. Sì, Udine. Ecco assolutamente. perché io inizio del contenuto, ho parlato di occasione Juve. Perché sabato sera c'è la Juve, a distanza di 24 ore ci sarà Eh sì. Eh Inter-Napoli. sì. Un Inter-Napoli che è una partita, perché dico occasione? Perché comunque la Juventus vincendo, quindi già questo è un presupposto non da dare per scontato, cioè devi vincerla Certo, la devi portare a casa, definitivamente. assolutamente. Però con una vittoria andresti a 24 punti e quindi raggiungi l'Inter, pardon, e vai un punto al Napoli. Come la metti, pareggio, vince l'Inter, vince il Napoli. Qualcosa ci guadagni? Comunque qualcosa ci Sì, guadagni, sì, sì. perché o agganci l'Inter, o sei a un punto dal Napoli, o sei a un punto all'Inter e due dal Napoli. Cioè Esatto, comunque ti sei lì, sei sei lì. riavvicinato in maniera importante. Sei lì. Ti dico intanto, ricollegandoci anche a Inter-Napoli, chi vedi più in forma e secondo te chi sarà dopo questa sosta? Perché poi il Napoli potrebbe prendere un gran contraccolpo con un'eventuale sconfitta, Certo, perché certo. prima della sosta ti arrivano due mazzate del genere, Atalanta e Sì. Inter, rischi di essere un po' stordito alla ripresa. Allora ti dico,
secondo te chi sarà delle due a crollare e soprattutto a chi si avvicinerà più la Juventus? È importante, partita molto bella proprio da vedere, sì. La carta sembra un ottimo, cioè il big match in questo momento tra la prima e la seconda, per cui in teoria sì. Sono le squadre più in forma del nostro campionato. Anche le più quotate. Esatto, esatto, per la vittoria finale. E io credo che l'Inter, che ha sbagliato il derby, ha pareggiato con la Juve in quel modo rocambolesco, perché parliamoci chiaro, quella partita l'Inter la doveva portare a casa, sì. Indubbiamente, fortunatamente per noi è finita non è stato così, 4-4, e quindi io credo che l'Inter il terzo big match di fila non lo possa sbagliare. Cioè io paradossalmente, nonostante il Napoli sia primo e non abbia le coppe eccetera eccetera, comunque vedo l'Inter favorita in questa sfida, anche perché gioca in casa e credo che avrà un approccio molto arrembante, sì. Dall'inizio il Napoli si chiuderà, perché di base le difese comunque di Conte tendono ad essere, certo, impermeabili o quasi, però secondo me l'Inter è, se proprio dovessi mettere una fish su una delle due, la metto sull'Inter per quanto riguarda la vittoria. Quindi in questo caso diciamo l'Inter, diciamo, ecco, facciamo un pronostico, andrebbe a 27, la Juve andrebbe a 24, quindi a meno 1 dal Napoli e sempre a meno 3 dall'Inter. Però saresti lì, saresti andando a giocare. Ecco, sì, rispetto a qualche settimana fa in cui sembravano tutte molto più lontane, esatto. È un bel problema. L'occasione è Juve, perché si avvicina a queste due, ma non ci dimentichiamo delle altre, perché c'è un bel quartetto, un bel triente formato da Lazio, Fiorentina, Atalanta. Che hanno tra l'altro anche partite sulla carta abbastanza agevoli. Che hanno partite agevoli, sì, perché? Sì. Perché l'Atalanta gioca in casa contro l'Udinese, perché la Fiorentina gioca in casa col Verona, esatto. E perché la Lazio gioca fuori casa col Monza. Ora, posto che secondo me Fiorentina e Lazio sono squadre che con lo scudetto non hanno niente a che vedere, sì. Però l'Atalanta può dire la sua nella corsa scudetto quest'anno, finalmente, mi verrebbe da dire, perché chiaramente non tifiamo Atalanta, però è stata Atalanta da anni che sembra una squadra che quando la vedi giocare dici mazza, questi sono imbattibili, eppure arrivano quarti, quinti, terzi, mai una lotta per lo scudetto. È possibile quest'anno vedere un Atalanta da scudetto, nonostante l'estate in cui Luca andava ad andare via, Cup Miners, cioè dopo questa vittoria dell'Europa League, secondo te possono avere quella consapevolezza da scudetto? Eh sì, possono aver preso una consapevolezza importante. Tra l'altro, diciamo, la cosa che quest'anno potrebbe fare pensare a un Atalanta molto più in alto, appunto a giocarsela, è che di solito l'Atalanta negli ultimi anni è sempre sbocciata verso febbraio, verso, esatto, gennaio, cioè prima dopo. Parte sempre molto, esatto, complicata, e poi magari sì, nella seconda parte fa tipo 9 vittorie, esatto, di fila. Tanto è vero che all'inizio, quando aveva perso per 4-0 o 4-1 con l'Inter, esatto, ho pensato ecco la solita, è la classica, esatto, invece no, poi si è ripresa alla poi grande. Si è ripresa alla grande, ha trovato un grande Retegui, sì, e quindi ha trovato una quadra, finalmente si può quasi dire l'11 titolare dell'Atalanta, cosa che negli anni scorsi non era molto, no, perché cambiava sempre, sì, e quindi sì, diciamo, uno fa sempre fatica a pensare all'Atalanta che possa giocarsela fino alla fine, però devo dire che quest'anno ha anche altri ricambi, cioè nel senso che esce De Ketelaere ed entra Samardžić, sì. Scamacca non c'è, ma sarebbe stato Scamacca, vero che non avrebbero preso Retegui, quindi in realtà questo paragone, certo, forse non si può fare, però rientrerà, sì, esatto, comunque la seconda parte magari te lo ritrovi, e quindi hai comunque Retegui e Scamacca, esatto. Ederson e De Rons, secondo me è quella diga centrale che tu non puoi levare mai e poi mai, proprio mai. E ha comunque Bellanova, che è una freccia sulla destra. A centrocampo c'è anche Pasalic. A centrocampo c'è Pasalic, che può fare sia, diciamo, esatto, il trequartista che il mediano, diciamo, due. Sì. E quindi ha molti ricambi. Volendo c'è anche Cuadrado, che comunque può metterti quell'esperienza, sì, in più nei 20 minuti finali, quando devi fare un assedio, per esempio. E se ritrovano anche Zaniolo. Esatto, Zaniolo, che è da riprendere totalmente. Quindi, diciamo, c'è anche Brescianini, che comunque, sì, il suo contributo lo dà, che è stato infortunato, sì, esatto. Quindi comunque l'Atalanta ha le potenzialità per rimanere lì, anche come profondità della rosa, sì, proprio questo è il discorso. E quindi perché no? Perché no? Sarebbe anche una bella sorpresa ogni tanto veder vincere una squadra che non vince praticamente mai il campionato. Quindi se proprio non dovesse vincere la Juve, tra Inter, certo, Napoli, Milan, ma sicuramente, eccetera, è ovvio che preferirebbe l'Atalanta. Sarebbe bello sicuramente per Gasperini, sì, perché esatto, secondo me se lo merita. Esatto. Detto ciò, al di là di tutti questi discorsi, comunque è una squadra che poi dovrà avere continuità e vedremo quante ne avrà. Vedremo anche quante ne avrà la Juventus, perché di fatto, esatto, questo Juve-Torino, secondo me, è, non dico una delle partite più importanti dell'anno, però ti darebbe una percezione di una Juventus che arriva alla sosta con tranquillità. Cioè, esatto, comunque hai 7 punti in Champions League, che non sono ottimi, ma non sono neanche male. E in campionato sei lì vicino alle prime,
potresti essere a un punto alla prima, potresti essere, comunque poco cambia, ma comunque sei là e avresti la possibilità di recuperare tutti gli infortunati, esatto. Perché Kumail si riprende al 100%, esatto. Nico Gonzalez si riprende, Lewis si riprende. Certo, magari capire cosa succede con Milik, esatto, magari. Almeno un'idea, sarebbe anche un'idea da capire. E poi vabbè, chiaramente poi con la consapevolezza di dover rinforzare la difesa. Anche perché, se non ricordo male, poi dopo c'è Milan-Juve. Perché dopo al rientro, perché dopo c'è Milan-Juventus. Esatto. C'è Milan-Juventus, che sarà appunto il 23 alle ore 18. E che questa è una sfida, capito? Che quindi comunque è il Milan che ha battuto il Real Madrid, esatto, quindi non è una squadra che tanto è un pazzo Milan. Ai miei tempi c'era la pazza Inter, esatto. Ora c'è il pazzo Milan che vince a stento col Monza e poi ti vince derby e Real Madrid in maniera favolosa, quindi attenzione, sì, al Milan nei big match. Comunque è una squadra tosta, è vero che ha perso col Napoli, però battere Real Madrid e Inter, sì, infatti, di questi tempi non è, diciamo che facile. È un periodo di calendario molto importante, sì. Cioè c'è la sosta di mezzo, però Torino e Milan, se tu vinci col Torino ti fai la sosta sereno, poi la sì, partita col Milan la affronti con una consapevolezza maggiore. Tra l'altro vai a giocare a San Siro e quindi ti togli dalle scatole San, sì, Siro, perché hai già fatto la partita con l'Inter, ti togli anche il Milan e quindi San Siro non lo vedi fino all'anno prossimo, esatto. Questo già, secondo già me è qualcosa, è tanto, perché poi al ritorno le affronti in casa sia, esatto, Milan che Inter. Vai, sì, al San Paolo, se non sbaglio, sì, Napoli, perché il Napoli, esatto, è peccato in casa, quindi diciamo, però le altre due ce le hai in casa tu, quindi è già qualcosa a giocarla in casa, quella di ritorno, secondo me. E poi arriverebbe appunto dicembre con la 14esima, in cui c'è Lecce-Juve, quindi una partita abbordabile, e contemporaneamente c'è Fiorentina-Inter, quindi la Fiorentina potrebbe mettere in difficoltà questo Inter, e Roma-Atalanta, esatto, quindi occhio anche all'Atalanta che potrebbe perdere qualche punticino. Poi hai Juve-Bologna, quindi una sfida che personalmente ritengo particolare, perché comunque, sì, ma quest'anno secondo me il Bologna è battibile, sì, non mi sembra una squadra, sì, come, sì, quelle l'anno scorso. Poi hai sicuramente Juve Venezia, quindi altra sfida diciamo abbordabile, non voglio essere però esatto, tocchiamo ferro, anche Juve Parma era abbordabile, esatto, Monza Juve il 22 e poi chiudi con Juve Fiorentina, che è altra partita sentita, è sentita e particolare, ma è pur sempre Juve, sì, Fiorentina, sì, sì, cioè, sì, tu potresti uscire a dicembre con un bel bottino, di punti, se ti impegni, se trovi solidità, se, sì, trovi, sì, compattezza, sì, ma comunque puoi arrivare a dicembre con un bel bottino. Per cui secondo me questa di Torino è la prima di un bel percorso in cui Juventus deve portare avanti un bel po' di risultati. E quindi nel girone di ritorno avremo a Firenze, quindi Fiorentina-Juve, esatto, Torino-Juve, quindi comunque, sì, la casa del Toro, e poi andiamo a giocare a Roma con la Roma, perché la Lazio, sì, sì, giusto, o al contrario, no, la Lazio l'abbiamo, la Lazio affrontata l'abbiamo in casa, quindi, sì, sì, esatto, casa, con la Lazio, mentre la Roma, se non sbaglio, fuori casa, era, esatto, quindi, esatto, sì, quindi, sì, comunque, sì, avresti diciamo un bel mix, diciamo le milanesi, sì, le milanesi l'hai già casa, peccato, le altre, diciamo, te la vai a giocare, esatto, posto che è una grande squadra come la Juve, se, certo, vuoi vincere lo scudetto, certo, deve andare a giocare, non conta dove, non conta lo stadio, questo, anche perché quest'anno come la percezione che giocare fuori casa li quasi esalti la Juve, sì, in casa li vedo sempre un po' più timorosi, non so cosa ne pensano i nostri amici nei commenti, diteci la vostra, soprattutto perché allo stadium si sentono i mormori quando sbaglio un gancio, soprattutto perché c'è poco tifo, sì, quindi, esatto, il mormorio viene enfatizzato, un magari qualcosa che sbagli viene enfatizzato perché magari non viene coperto dai cori, esatto, esatto, sì, sì, è una tifosina che secondo me dovrebbe tornare un po' più a tifare e meno a fare i critici d'arte. Io lo definisco sempre un teatrino, sì, ma sì, è quasi un teatro d'opera, è un teatro d'opera, dovrebbe io per esempio nella partita contro il Lille di qualche giorno fa lo sentivi, sì, l'effetto, esatto, stadio, esatto, che ti, esatto, faceva quasi paura, esatto, la Juventus si sentiva la puzza sotto il naso, sì, e sì, comincia, sì, sì, a, non, a dare un po' di fastidio, esatto. Ma magari c'è qualcuno che ci segue da Torino, che magari va spesso allo stadio, quindi diteci la vostra, soprattutto cosa vi aspettate dalla sfida tra Juve e Torino, insomma, noi saremo qua a commentarla insieme, ovviamente, per capire come, ovviamente, andrà. Che dire, ci vediamo alla prossima, esatto, sperando. E buon derby. Buon derby. Buon derby. Buon derby. Speriamo che vada bene. Esatto. Un saluto. Ciao. Ciao.